Presidente, verrebbe a dire ultima uscita, ma alla grande, un libro importante questa sera a Frosinone. Sì, buonasera, è un libro importante, ma è proprio tutta l'occasione che è importante, perché in pratica sì, è l'ultima, è la chiusura di un cerchio che si è aperto 3 anni fa con il primo libro di Erminia, che era blu. I proventi della vendita di quel libro andarono a comprare una pianola elettronica per Adeline, questo ragazzo che prometteva molto, ma se non avesse avuto uno strumento non avrebbe potuto esercitarsi. Sono passati 3 anni, Adeline ora frequenta il liceo musicale e quindi noi chiudiamo dandogli una borsa di studio, quindi gli conferiamo una borsa di studio perché è un ragazzo che ha bisogno di essere sostenuto, lui, la sua famiglia. Quindi è la chiusura di un cerchio. Inoltre abbiamo l'onore, il piacere di avere con noi ospiti questa sera il Vescovo Monsignor Ambrogio Spreafico e il pastore della Chiesa Valdese di Colleferro, Massimo Aquilante. Perché? Perché il libro tratta anche la realtà valdese. Nella lettura del libro io mi sono resa conto di essere di un'ignoranza grassa su questa realtà dei valdesi e ho pensato che siccome il club deve fare anche cultura, allora ho pensato di organizzare questo dialogo interreligioso fra due indirizzi diversi della stessa religione, che poi è il cristianesimo, ed è giusto che le persone vengano, che poi è in linea anche con quello che è lo spirito di Papa Francesco. Quindi ecco, io chiudo con grande orgoglio questa sera il cerchio di 3 anni di attività svolta con passione, svolta in onore del club Frosinone Fiuggi e delle mie socie. E grazie Paolo, grazie a tutti. I rapporti della Chiesa Cattolica con la Chiesa Valdese sono stati rapporti molto difficili. E giustamente Papa Francesco, quando è andato in visita al Tempio Valdese di Torino, ha chiesto perdono per la violenza con cui la Chiesa Cattolica non ha riconosciuto questa espressione del cristianesimo, questa Chiesa come una Chiesa che esprimeva il Vangelo, anche se in maniera direi diversa dalla nostra, no? E io credo, guardi, parlo di questo volentieri perché io ho rapporti con i valdesi da quando ero a Roma, ho addirittura insegnato ebraico nella loro facoltà, ero molto amico di Valdo Vinay, un grande teologo e storico della Chiesa Valdese di Roma, e quindi sono molto affezionato a questi, ai pastori, a tanti che ho conosciuto soprattutto mentre ero a Roma. Siamo in buoni rapporti, in ottimi, con il pastore Aquilante e anche con i suoi predecessori, e quindi in questo senso mi sembra che il libro che questa sera viene, su cui si discute, che è lo spunto di una discussione, una storia molto bella, lunga, complessa, in cui emerge una verità e in cui emerge anche questo rapporto, diciamo, della Chiesa Valdese con la Chiesa Cattolica, e direi che è un momento bello perché noi siamo chiamati, come dice Papa Francesco e come anche la nostra Chiesa ormai vive da tanto tempo, a costruire nella differenza un comune sentire, no? Ci sono differenze, questo è innegabile, si potrebbero raccontare e dire tante, ma ci unisce il battesimo, ci uniscono le scritture in parte e ci unisce la fede in Gesù morto e risorto per noi. E quindi in questo senso la via del dialogo, soprattutto in questo cammino sinodale, è l'unica possibile ed è l'unica che rende al mondo giustizia di quello che noi siamo, perché Gesù, prima di essere arrestato e di essere condannato, crocifisso e poi risorto, ha pregato per l'unità dei cristiani. Credo che sia il nostro compito, uno dei compiti fondamentali. Il dialogo è importantissimo, siamo sempre nell'ambito dell'unica fede cristiana, la quale però è varia e variegata fin dalle origini, quindi non facciamoci impressionare troppo da questa cosa, insomma. Le strade della storia poi hanno preso la loro piega, insomma. Però certo il dialogo è fondamentale. Nel corso del libro ci sono alcuni riferimenti sia a questo aspetto, diciamo così, lì più che errori, però insomma si è trattato di vere e proprie persecuzioni, soprattutto in Calabria dove il libro è ambientato. C'è poi ovviamente il riferimento al discorso che Papa Francesco fece nel Tempio Valdese di Torino, chiedendo perdono per la storia passata, eccetera, eccetera. Non entra esattamente nei risvolti di ciò che potrebbe significare
non so, un ecumenismo dai passi un po' più avanzati e decisi, però forse non era neanche questo lo scopo del romanzo. È una bella storia centrata su questa donna di fede valdese e di provenienza culturale valdese, tratteggiata bene, secondo me, e soprattutto contestualizzata bene. Ecco. E insomma è gradevole, un libro gradevole che io mi sento di consigliare. Un caro saluto va all'amica Stefania, alla mia presidente, alla presidente del club Inner Wheel Frosinone Fiuggi, che ha organizzato l'evento e che ha curato la presentazione del mio libro. Saluto le autorità presenti, gli amici e tutti quanti voi. E un complimento però particolare e affettuoso va ad Adeline, veramente bravo Adeline. Quello che presento oggi è un romanzo che è una storia d'amore in fondo, come ha già detto l'amica Stefania, un romanzo d'amore tra due ragazzi che si incontrano in un paesino della Calabria, perché è ambientato in Calabria, e a cui ho dato il nome di Langri, è un nome fittizio. Io mi sono ispirata a Scilla, quella che vedete a sinistra, e qualcuno conoscerà questo paese. Io ho modificato un pochettino l'immagine e ho creato la copertina del libro. Rifacendomi alle parole della professoressa Salvadori, anch'io ho voluto presentare il libro con le sue parole, specie quando dice che il lettore si inoltra in un'atmosfera sospesa tra le ipocrisie di un piccolo paese, della società di un piccolo paese, dove sembra si sappia tutto di tutti, e purtroppo i pregiudizi, la mancanza di privacy, pregiudizi religiosi, che in fondo non abbiamo mai accettato appieno, diciamo. La musica, diciamo, che nella mia vita è stata sempre presente già da piccolo, anche se non frequentavo o suonavo, insomma. Però diciamo che nella mia famiglia è una tradizione, è l'unica passione che ci mette in comune è la musica. Già dai miei bisnonni, nonni, pure mio padre, siamo tutti, è una tradizione che va sempre avanti, in generazione. Ho iniziato a suonare 5 anni fa, ho iniziato alle medie, all'Istituto Frosinone 3. E da lì ho iniziato il mio percorso pianistico, e adesso sto al liceo musicale, Istituto Bragaglia. La musica per me, diciamo che è un'amica, è la mia seconda migliore amica, perché mi ha aiutato molto nei periodi molto bui, per esempio anche con il fatto del Covid, che siamo stati chiusi dentro casa con il lockdown, mi ha aiutato molto. La musica è tutto per me.